Oggi parleremo di sistemi di riconoscimento biometrici e in particolar modo del riconoscimento facciale applicato a sistemi di controllo accessi. Tutti gli utenti, ormai tutte le persone con l'utilizzo degli smartphone più moderni, sono abituati ormai a utilizzare riconoscimenti biometrici per accedere ai propri dispositivi mobili. In particolar modo anche il riconoscimento facciale è diventato ormai all'ordine del giorno, ma è un riconoscimento uno a uno. La nuova sfida per il controllo accessi è quello di portare questa tecnologia, che è diventata ormai affidabile e anche molto veloce, ha un riconoscimento 1N nelle applicazioni di sistemi di controllo accessi. I principali vantaggi di questa tecnologia sono tre. Primo, accesso a mani libere. Cosa significa? La possibilità di accedere al proprio sito, quindi di essere accreditato all'ingresso senza l'utilizzo di nessun dispositivo fisico nelle proprie mani, quindi è il proprio volto che fa da sistema di riconoscimento. Secondo vantaggio è sicuramente l'autentificazione, in quanto il dispositivo, cioè il proprio volto, non è assolutamente clonabile, quindi alta sicurezza. Oltretutto abbiamo il terzo vantaggio, che è quello principale, è la precisione ovviamente di riconoscimento, quindi è quella persona che può effettivamente entrare. Questo sistema di riconoscimento quindi adesso è disponibile e funzionante e affidabile. Quindi a chi può interessare? Campi di applicazione ce ne sono svariati, sicuramente si possono ammodernare i sistemi di controllo accessi esistenti. Questo lettore può essere interfacciato o integrato nei sistemi di controllo accessi esistenti, in quanto supporta tutti i protocolli standard, oltre che ovviamente la connettività Ethernet più moderna.